Lavori al cavalcaferrovia di Busche, le modifiche alla viabilità iniziano già da questa settimana. Da lunedì sera infatti scatterà il senso alternato nella zona poco lontano dal Bulldog Pub. L'opera sarà interessata da alcuni lavori di manutenzione a partire dal 3 luglio, ma in questi giorni si rende necessario intervenire per uno spostamento di cavi telefonici interrati da parte di Telecom. Per garantire la continuità delle telecomunicazioni occorre dunque lavorare prima che ANAS installi il cantiere, che nella sua prima fase durerà circa 40 giorni. L'ordinanza prevede il senso unico alternato su entrambe le corsie fino a lunedì prossimo, nella fascia oraria dalle 20 alle 7 di mattina del giorno dopo. Questo riguarderà tutti i veicoli, obbligo anche di mantenere in prossimità del cantiere una velocità di crociera che non superi i 50 km all'ora, con divieto di sorpasso. Si avranno necessariamente e quasi sicuramente dei contraccolpi dal punto di vista della viabilità anche e non solo sulla strada statale, il che creerà dei disagi anche sulla viabilità invece della pedemontana, quindi sulla strada provinciale 12 e sulla SP 13 che da Feltre arrivano a Cesomaggiore per poi ridiscendere verso Santa Giustina. Per questo noi ci siamo già organizzati con la polizia locale di Feltre, il comune di Feltre e una società privata per creare un sistema di controllo anche con autovelox, perché riteniamo che la viabilità verrà messa sotto stress da tanti che percorreranno la pedemontana al posto della strada statale 50. Dal 3 luglio inoltre inizieranno i lavori anche al cavalca ferrovia di Formegan in comune di Santa Giustina. Anche in questo caso il traffico per Feltre verrà deviato sulla viabilità interna.